L'Istituto Superiore per la Conservazione del Restauro è un istituto molto antico e i primi corsi per l'insegnamento della pratica del restauro sono del 1944. Lavoriamo con tantissime enti, anche internazionali. Veniamo chiamati per delle consulenze riguardo degli interventi di particolare difficoltà in luoghi, per esempio, che hanno patito dei conflitti bellici, delle calamità naturali in Italia e all'estero, e il nostro istituto desidera coinvolgere gli studenti anche in queste attività. È proprio il fatto che questo istituto non è soltanto una scuola che lo rende, a mio avviso, migliore, perché lo studente assorbe di più, perché assorbe una lezione imparata sul campo. La caratteristica principale di questa scuola è che gli allievi, appena iniziano il corso, lavorano su manufatti originali. Anche quest'anno il corso si avvierà in una sede molto prestigiosa di Roma, che è Palazzo Corsini, dove è stato scelto un sarcofago del secondo dopo Cristo che rappresenta Tiso Marino. Ovviamente ci sono i docenti, ci sono tutti gli esperti, gli scientifici, i fotografi e lo storico dell'arte, perché il restauro va a eliminare tutti quei materiali che non sono idonei alla conservazione. Quindi due scienze, la conservazione al servizio del restauro, il restauro al servizio della conservazione.